rimanendo in tema su questa ultima ricerca che fa tanto scalpore, quindi le varie teorie, soprattutto nell'ambito fisico, astronomico, matematico, chimico, quindi le varie scoperte alla fine, o teorie ancora meglio, possono aver dato, come dire, un blocco totale all'evoluzione umana. Hanno bloccato l'evoluzione umana. La nostra Perché alla evoluzione, fine. loro continuano sempre di nascosto per le loro ricerche, le loro tecnologie. Loro hanno ricerche e tecnologie incredibili. Addirittura hanno forato, bucato montagne, creato locali grandi quanto intere città dove stanno conservando per 1.000 anni tutte le sementi della terra sotto ibernazione che serviranno per 1.000 anni di ibernazione. Nel caso succede qualcosa, perché loro Questa è sanno quello un'ottima che devono informazione per accadere, tutti. e là dentro hanno messo armi, hanno messo tecnologie, hanno messo di tutto e di tutto. E si sa esattamente chi deve andare lì dentro quando succederà qualche marasma sulla terra, o lo provocheranno loro o sarà provocato chissà da che cosa. Cioè metteranno soldati, scelte, tecnici, ingegneri, medici, astronauti, metteranno la qualsiasi cosa là dentro, e il popolo perirà tutto quanto e ricominceranno loro da capo. Come è sempre stato e come sempre si è fatto sulla terra qua. Qual è il migliore, visto le informazioni che ci stai dando, il miglior approccio, la migliore cosa che possiamo fare noi come persone, come individui, per tra virgolette salvarci, per uscire fuori da questi meccanismi? Un giorno, cioè nell'Evangelo c'è scritto, una persona disse a Gesù: Maestro, cosa devo fare per avere il regno dei cieli? Lui l'ha guardato e gli ha detto: lascia tutto e seguire. Quell'uomo, ancora con una mente lineare, gli disse: ma guarda che c'è mio padre che è morto, devo seppellire, poi vengo. Dice: lascia che i morti seppelliscono i morti. Gesù identificava il morto morto e i vivi li chiamava pure morte, perché erano morti alla luce e a tutto quanto. Ora non c'è via di scampo per nessuno. Infatti, quando gli chiese a Gesù quando avverrà la distruzione totale, cosa dobbiamo fare? Dice: dovunque siate, non muovetevi. Non potete fare niente. I chiamati, gli eletti verranno presi e portati nella luce. Ora, se noi vogliamo veramente fare qualcosa per noi, è quello di dedicarci ad una vita ascetica, prima vegana e poi ascetica, per cercare di sviluppare i sensi psichici e raggiungere quel quid interiore che ci possa dare la possibilità di entrare e uscire dal corpo fisico, come faceva Gesù e tutti gli altri esseri e tutti gli altri esseri che avevano raggiunto la consapevolezza eterica, cioè i sensi eterici. L'unica via d'uscita è questa. Non si esce dal mondo fisico, non hai dove andare. Dovunque vai c'è sempre terrore, morte, guerre, pestilenze e gente che domina. Perché se qui sono venuti lucertoloni dall'alto, da altri piani d'esistenza, e hanno creato i bordelli sulla terra, i massacri, le guerre e tutto quanto, e hanno lasciato i loro epigoni degenerate che ancora oggi gestiscono l'umanità, in altri piani d'esistenza non pensa di essere diversa. Guarda tu, per esempio, una colonia di batteri che si unisce con un'altra colonia di batteri, secondo te che cosa succede? Proliferano. Non proliferano, si scannano l'uno con l'altro, si massacrano. E questo succede con esseri che vengono da altri piani Ah, tu d'esistenza dici che sì, ma allora gestiscono e dominano, cioè, perché si compete nel territorio in un certo in poche senso. parole, una volta un magistrato mi chiese, dice: Salvatore, dice, secondo te, dice, la legge che cos'è? L'ho guardata. La giustizia più che altro mi ha detto: che cos'è? L'ho guardata e gli ho detto: è l'imposizione del maggiore sul minore. Dice: che dici? Certo, perché la giustizia o la legge che essa sia, per il popolino si impone, per i grandi si indeppia. Si è messo a ridere e mi ha detto: sì, è vero, in realtà è. Ora scusa un minuto, se io riesco a capire queste cose, se riesco a raggiungerle e tutti gli altri non riescono a comprenderlo, e allora cosa? Chi è che fa le leggi? Li fanno. Allora erano i principi regnanti, se loro uccidevano erano fuori da qualsiasi legge, da qualsiasi condanna. Se uno del popolino uccideva per difendersi veniva impiccato. Oppure i grandi principi regnanti, c'era il discorso della prima notte. Nel feudo erano tutti figli del principe, perché la prima notte doveva la donna giacere con il principe. Questa è l'imposizione di coloro che hanno sempre gestito il potere e comandato nei secoli e nei millenni fino ad oggi. Ora si chiamano i Ford, gli Agnelli, i Rockefeller, i Rothschild e tutti gli altri. Si chiamano questi, i pochi che gestiscono il potere del mondo e affamano le persone.
creano le guerre tra di loro, parenti, perché sono tutti imparentati tra di loro e sono tutti discendenti da i cosa lì, gli illuminati. Guarda sul computer, non me ne invento io, vedi, illuminati, vedi tutte le genealogie. Capisce? Quindi